a parlare. Sta dormendo. Sì, quello grosso dorme. Ma non è lui. E quell'altro. Seduto al tavolo, fuma e scrive in un libro. Questo è lui. Ora si è alzato. Si avvia verso la porta. Ha raggiunto la porta. L'apre. Esce. Sale il pendio, cammina lentamente, neve, montagna, è un fermacarte di vetro. Non statele tutti intorno, portatela in camera. Ha deciso di fare una passeggiata. Non c'è niente di strano. Speriamo. Come sta? Si rimetterà subito. Avete parlato con il rifugio? Sì. Brett non c'era. Hai notato quando diceva che usciva dal rifugio e risaliva alla costa della montagna? Era come se Anna stesse osservando la scena dalla cima del Trollenberg. Signorina, volevo farvi una domanda. Quel vostro esercizio lo fate da parecchio tempo? Sono 2 anni ormai. Non avete un codice, vero? Prima sì, poi abbiamo visto che Anna indovinava il mio pensiero prima che io parlassi, ma non vedo che relazione ci sia. Prego, prego. Vostra sorella è telepatica, no? Sì, certo, ma non la farò più lavorare. Perché?
Avete visto cosa è successo stasera? È un grave sforzo mentale per lei, ecco perché siamo in vacanza. Ad ogni modo, vi prego di portar via vostra sorella da qui domani mattina. Cosa? Ma perché? Non le fa bene star qui. Portatela via domani mattina presto. Se lo dite voi. Grazie. Pronto? Sì? Sì, è qui. Per voi, professore. Grazie. Pronto? Parla Claire. Professore, ho ritenuto opportuno di avvisarvi. Quella nuvola è in movimento. Sì, la sua variazione di circa 6 gradi. La radioattività aumenta. La radioattività è in aumento. Restate in linea. Sì, ho capito. Verrò su domattina. La nuvola si sposta. È alla base del South Col. Dov'è il rifugio? Pronto. Salve, Ala. Non si è fatto vivo. Sono in mezzo a nuvole fitte e non vedo niente. Ho un freddo da morire. Sì. Aspettate un momento. C'è qualcuno fuori, scusate. Brett, sei tu? Un falso allarme. Aspettate un momento, chiudo la porta. L'attrezzatura è in ordine? Sì, signore. Non dimenticare nulla. No. Sarà meglio avviarci. Farà giorno presto. Signor Klein? Sì? Credevo che le guide avessero paura di salire su quella montagna. Hanno paura. Ma per spirito di solidarietà in circostanze simili la scalerebbero a qualunque costo. Ho chiesto anche l'aeroplano, ma non può decollare prima di giorno. Saremo già un pezzo avanti a quell'ora. Pronto? Sì, signor Klein. Bene. Fa attenzione, Ala. Non preoccuparti. Mi fermerò all'osservatorio scendendo. Grazie. Buona fortuna a tutti. Anna è
radioricevitore. Vedete, la mente di vostra sorella è in grado di ricevere segnali emessi da altre menti, dalla vostra, per esempio. Ma ora c'è un segnale più forte, secondo me, una mente più forte, inserita sulla lunghezza d'onda. Ma chi è? Sapremo qualcosa di più appena avranno raggiunto il rifugio. Nel frattempo, torno a ripetervelo, portate via vostra sorella da qui prima che sia troppo tardi. Troppo tardi per cosa? Beh, è ora che io ritorni su all'osservatorio. Troppo tardi per cosa, professore? Quando saranno al rifugio, lo sapremo con certezza. La porta è chiusa dall'interno, devono essere dentro. Signor Brett, signor Duars. Guardando dalla finestra, il rifugio sembra disabitato. Anna, parlo sul serio. Partiremo da Trollenberg oggi. Va bene? Come vuoi. Tu non devi preoccuparti di nulla. Sistemerò tutto io. Quindi dobbiamo solo pensare che sia rimasto ferito. Ognuno ha ricevuto istruzioni e l'aeroplano sarà su di noi fra pochi minuti. Allora, in cammino. Ehi, Alan. Il telefono non funzionava perché i fili sono rotti. È strano. Non ho mai visto una cosa simile. Io sì. Ho visto fare esperimenti a temperature bassissime. Cavi metallici sottoposti a freddo intenso cristallizzano e si screpolano proprio come ma questi. Non ha fatto freddo. Comunque non è eccessivo. Lo so.
pattuglia, pilota a pattuglia, mi sentite bene? Mi sentite bene? Pronto pattuglia pilota, vi riceviamo perfettamente. Qual è la vostra posizione? Qual è la vostra posizione? La nostra posizione, secondo la carta, è 265843, passa. Ricevuto, vi ho già individuato. Punterò a nord per 5 miglia, poi virerò ad ovest per 5 miglia. Poi a sud, così avrò ispezionato tutta la zona. Bene, ricevuto. Anna? Senza perderla di vista.
prego di scendere con Hans. Avrà cura di voi. Grazie. Vengo ora dal rifugio. E Duarte è morto. Brett è scomparso. Non che ciò mi sorprenda, sai. La nuvola si sta spostando di nuovo. Quale nuvola? Ah, è troppo lungo da spiegarsi, Philip. Come quella volta sulle Ande, volete dire? Come? Lo sapete anche voi? Vi spiego. Sono un giornalista ed è mio compito indagare su questi fatti. Ho capito. Iniziai le ricerche appena saputo del vostro rapporto, Alan. Ma quando arrivai era tardi. Ritengo che sarò più fortunato questa volta, vero? Certo, certo. È proprio quello che ci voleva. Non avete risposto alla mia domanda, professore. Quale domanda? È la stessa situazione di allora? Sembra di sì. Che decidete di fare? Alle Nazioni Unite c'è una sezione per lo studio di certi fenomeni. La informerò. Ditemi, la teoria che formulaste l'ultima volta è ancora valida, professore? Quale teoria? Visitatori da altri pianeti, se la memoria non mi inganna. Beh, e che altro? Chi sono? Che cosa vogliono? Sentite, ci sono molte galassie oltre la nostra, quindi come si fa a sapere cosa succede a distanza di milioni di chilometri nello spazio? Può darsi che il loro mondo, il mondo che questi esseri abitano, stia per finire. Può darsi che cerchino un altro posto dove andare a vivere. Perché proprio da noi? Non si sa se è solo da noi. Può darsi anche su Marte, Venere, Giove, chi può dirlo? Voi siete d'accordo? Finché qualcuno non formula un'ipotesi migliore, sì, accetto questa. Va bene. Rimanendo nel campo delle ipotesi, perché credete che questi esseri atterrino sempre in cima alle montagne, prima sulle Ande e ora sul Trollenberg? Per l'atmosfera, io direi. Infatti, è più rarefatta in quota. Forse questi esseri ne hanno bisogno. Anche la nuvola sembrerebbe confermarlo. Cioè creano la loro atmosfera. Se possono vivere solo in cima alle montagne, è difficile che si impadroniscano della Terra. Sì, ma ognuno può abituarsi a qualunque cosa col tempo. Gli spostamenti verso il basso della montagna a più riprese forse rappresentano un tentativo di ambientamento. Che decidiamo? La decisione spetta a te, Alan. Io credo che tu debba informare le autorità. Avete visto il professore? È in ufficio con Alan, stanno telefonando a Zurigo. Hanno trovato il signor Brett? No, il pilota ha creduto di averlo individuato e due dei nostri gli sono andati incontro. Gli altri sono rientrati senza trovare niente. Se fosse stato lui dovrebbero essere già di ritorno. Dov'è vostra sorella? È in camera sua. Bene. Credete che sia al sicuro dai nostri amici spaziali? Non credo che tenteranno ancora la stessa cosa. Il problema è che cosa tenteranno. Signor Brett, come vi sentite? Un po' stanco. Per il resto bene. Dove siete stato? Abbiamo mandato i soccorsi a cercarvi. Mi sono perduto. Duarte è tornato giù? Quando l'avete lasciato? Duarte? Sì. L'ho lasciato ieri notte. Al rifugio? Sì, al rifugio. Fa caldo qui. Datemi da bere, Klein. Opro io. Lasciate che vi aiuti. Scusate. Grazie. Come sta vostra sorella, signorina? Si è rimessa. Dove? Ehi, una sigaretta.
fastidio. Voi, ma io ho bisogno di bere qualcosa.